Il Maxi di Roma omaggia fino al 18 ottobre Maurizio Nannucci, tra i maggiori protagonisti dell'arte contemporanea italiana dagli anni 60 ad oggi, con una grande mostra dal titolo Where to Start From, ospitata dalla Galleria 3 del Museo Romano a cura di Bartolomeo Pietromarchi. È un'antologica, ma non è costruita in modo cronologico. Abbiamo mischiato tutti i lavori dagli anni 60, dalla fine degli anni 60 ad oggi. Molti dei lavori sono stati anche riallestiti apposta per questa occasione e li abbiamo messi di modo che la mostra possa restituire la grande diversità del lavoro di Maurizio Nannucci. Due nuovi lavori sono stati realizzati da Nannucci appositamente per questa esposizione. Uno di questi campeggia sulla facciata del museo ed entrerà a far parte della collezione permanente, come spiega alla DN Kronos la presidente della Fondazione Maxi, Giovanna Melandri. Illuminerà la piazza. Lo spazio del Maxi è attraversato letteralmente dalle sue luci, dalle sue frasi, e con una capacità anche di interagire con l'architettura di Zaha Hadid, con il cemento di Zaha Hadid, abbastanza straordinaria. Insieme alla mostra di Nannucci, il Maxi ha inaugurato anche Gritland, l'opera vincitrice del concorso IAP Maxi 2015, il programma di promozione e sostegno alla giovane architettura, alla sua quinta edizione italiana. Gritland, realizzato dal gruppo di coworking romano Corte, è composto da una grande zolla di terra in cui si alternano prato e colline. Su un lato dell'installazione si apre il palco che ospiterà gli eventi della programmazione estiva di IAP Fest 2015, tutti a ingresso libero. Un festival che farà parte di un progetto più ampio perché, come annunciato da Melandri, quest'anno il Maxi entra nel circuito dell'estate romana. Con un programma intensissimo di il meglio del, quindi musica, teatro, letture, architettura e cinema. La piazza del Maxi da metà giugno fino a ottobre si accende.